faremo solo musica straniera. Il futuro è iniziato il 14 maggio. Il futuro per noi è iniziato il 14 maggio, nel senso che io sono convinto che per noi sia stato un momento di svolta, nel senso di ulteriore salto di qualità e di credibilità e autorevolezza. Parlavo con Dalia Gaberschik, che oltre ad essere un'eccezionale persona, oltre ad essere la figlia di Gaber, è anche il nostro ufficio stampa, è uno dei, a mio parere, il migliore ufficio stampa in ambito spettacolo. Bravo, in ambito artistico. E Dalia mi diceva: adesso Marco, da oggi chiunque voglia organizzare un evento musicale in Italia, soprattutto i tuoi competitor ovviamente, dovranno confrontarsi con quello che avete fatto voi. C'è un'unità di misura, bocca al lupo. Allora, un'ultima domanda, poi mangiamo il secondo piatto. Come si scopre un talento? Fortuna, solo è umiltà. Sì, è umiltà. Fortuna e umiltà, penso proprio che siano questi due fattori. Fortuna perché se non incontri il talento non lo scopri, quindi devi riuscire a entrare in contatto con, e poi devi avere l'umiltà di capire che quella persona che è di fronte ha qualcosa da dare a te e alle altre persone. E quella è innanzitutto umiltà. Senti, una cosa personale, qual è il cantante che mai ti saresti aspettato sarebbe diventato uno dei più ascoltati e quello che invece ti è dispiaciuto perché lo senti poco percepito? Che bastardo che sono. Ho detto: vieni tranquillo, facciamo una chiacchierata tra amici. Il mio capo mi ha insegnato a non parlare mai di cantanti singolarmente, sono un casino, quindi no, non mi rispondi, no, come no. È difficile. Grazie Marco Contini. Allora, intanto che